Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 1 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Luna opposta ma simpatica. Strana situazione, la luna vi guarda dal segno opposto, specchiandosi nei vostri atteggiamenti e voi fate lo stesso coi cancerini, nativi del segno che la ospita. Nessuna animosità, tutto dipende da come giudicate l'altro, se lo vedete nemico. Nemico sarà, se amico potenziale, amici diverrete. Musica e arte, il linguaggio che vi accomuna a tante persone, diverse da voi nel carattere ma simili nei gusti. Anche col partner non c'è omogeneità, tuttavia la compatibilità è fortissima. Simpatico il rapporto anche con gli amici e i colleghi, di consueto piuttosto distanti, mentre in sede d'esame o in corso a trattative gli interlocutori si rivelano più malleabili del previsto. La coppia potrebbe avere presto una casa tutta sua, o concretizzarne l'acquisto, tutto in amore procede per il meglio e la coppia vive la tipica serenità di una famiglia. Presto la coppia potrebbe essere una famiglia. I single avranno presto un incontro importante e risolutivo a patto di scegliere bene tra le persone conosciute. Cercate di svagarvi o perlomeno di rilassarvi, avete bisogno di un periodo di relax e di dedicarvi alle vostre cose che negli ultimi tempi avete trascurato un poco. Buone prospettive per acquistare qualcosa che desiderate da sempre, anche se dovete fare i conti bene prima di parire il vostro portafogli. Fate buon viso a cattivo gioco, se la cattiva sorte vi perseguita sorridetele e vedrete che lo farà di rimando. Un obiettivo che vi siete prefissi sta per essere raggiunto, non avete davvero di che lamentarvi. I vostri sforzi e il vostro lavoro sarà presto premiato. Notizie in arrivo su molti fronti, per alcuni saranno buone nuove nel campo sentimentale, per altri di lavoro, per altri ancora nel campo delle amicizie. In ogni caso accogliete con gioia queste notizie e vivete il vostro momento. Proposte piuttosto confuse da parte di qualcuno che non desidera affatto il vostro bene. Cercate di limitare i danni non accettando certe proposte assurde. Abbiate cura della vostra migliore amica o amico, particolarmente in questo periodo ha bisogno di voi e da voi si aspetta il consiglio e l'aiuto giusto. C'è qualcuno intorno a voi che vorrebbe primeggiare in tutto e ostenta sicurezza, che non ha, e dispensa consigli senza che voi li richiedate. Con la pazienza e la tolleranza riuscirete a salvare qualche amicizia che potrebbe essere compromessa. Sostenete di più chi vi ha dato una mano in passato. Non siate egoisti. Una telefonata potrebbe allietarvi la giornata. Siate accoglienti con chi potrebbe sorprendervi anche in altri modi. La solitudine potrebbe fare capolino dalle vostre parti oggi, ma non dovete averne paura poiché stare con voi stessi non costituisce un problema. Non siate troppo invadenti e possessive in amore. Non siate distratte e superficiali nel vostro lavoro, potreste commettere più danni di quanto immaginiate. Andate alla ricerca di un nuovo equilibrio e convincetevi che il lavoro non è tutto. Va avanti il periodo benefico che è iniziato qualche tempo fa sotto i buoni auspici dell'inizio della stagione estiva. Le vostre qualità migliori come la pazienza, l'affidabilità, l'attenzione al prossimo, il rispetto dell'altro, sono oggi particolarmente in evidenza e in ogni campo. La vita familiare vi dona la soddisfazione di un sereno scorrere e fluire nella cornice di quella normalità da voi molto amata. La forma fisica è particolarmente soddisfacente, anche se magari l'età vostra non è più neanche giovanissima. Se avete dei problemi, cercate di tenerli fuori dalla relazione, non è il momento di manifestarli. Sarebbe meglio non fare troppo polemica durante questa giornata. Sul lavoro avete bisogno di novità e nuovi stimoli. Non avete tutti i torti se non volete prendere parte ad una situazione che non coinvolge voi ma alcune delle persone che frequentate di meno in assoluto e che solitamente nemmeno vi aiutano se ne avete bisogno. Tuttavia essi vi chiederanno un favore personale. Sarete di fronte ad un dilemma che potrete sciogliere solo con una giustificazione ed una scusa ben architettata, altrimenti vi farete tirare dentro ad un qualcosa che a voi non porterà benefici ma solo impicci.
potenti con Plutone nel segno, ma tutt'altro che sereni, visto che a darvi contro provvedono non solo Marte battagliero in Ariete, ma anche la Luna pigra e malmostosa nel segno acquatico del Cancro. Il vostro dirimpettaio si chiuderà nella torre e non vi degnerà di un'occhiata, lasciandovi da soli a gestire le vostre emozioni piuttosto urticanti. Unico fattore di mediazione l'acquatico Nettuno in sestile, parlare con qualcuno, magari un parente o un amico, oppure camminare da soli, meditando in un luogo fresco e ameno, un viottolo di campagna, un bosco, una spiaggia, vi aiuterà a ritrovare voi stessi e la vostra centralità. Amore ed Eros. Malumori in coppia, finalmente vi rendete conto che voi e il partner siete molto diversi, forse troppo per andare d'accordo. Finché la fase romantica della relazione al suono di mille violini regge, si bisticcia e poi si fa pace, ma quando in gioco entrano le rispettive famiglie e si comincia ad accusarsi a vicenda, sono dolori, sappiatevi fermare per tempo. Cari Capricorno, se avete dei problemi, cercate di tenerli fuori dalla relazione, non è il momento di manifestarli. Sarebbe meglio non fare troppo polemica durante questa giornata. Avrete bisogno di novità, di nuovi stimoli, specie sul lavoro. Siete stanchi della solita routine. Che affascinanti che siete! Nessuna paura della concorrenza, perché la vostra carica seduttiva non può avere rivali. Le conferme arriveranno fin dal pomeriggio, ottime conquiste. Vi tuffate in un nuovo legame sentimentale con rinnovato slancio. Quasi non vi si riconosce che appartenete al segno più prudente, chiuso, cucito nelle sue solide riserve razionali. Evidentemente la persona che vi ha fatto innamorare ha avuto un merito simile a chi abbia scalato una montagna svizzera. Prendendo Zene con voi è ora tutto il valore e il piacere che gli, o le, state riservando. Lavoro e denaro? Rampanti, con un ottimo potenziale creativo e soluzioni pronte a portata di mano. Sono gli altri che non vi danno credito, a partire dall'azienda a conduzione familiare nella quale, essendo il più giovane, non avete quel credito che la vostra cultura vi garantirebbe. Trabocchetti anche dall'interlocutore in affari che pareva inoffensivo, un vero pezzo di pane, e invece scoprite che sotto sotto si tratta di un lupo con le unghie affilatissime. Mai fermarsi alle apparenze. Riceverete più proposte in questo periodo che in tutto il resto della vostra vita. Sfruttate al meglio quella che vi sembrerà più fruttuosa e soddisfacente per le vostre esigenze e aspettative. Siete immersi in un progetto di lavoro che vi sta dando molto da fare, ma questa situazione vi piace, anche perché questo progetto è interessante e stimola il vostro contributo di attivismo. Come al solito vostro, vi date al 100%, senza risparmiarvi, mostrando con i collaboratori la generosità che vi è connaturata. Benessere. Mal di testa da tensione, ma come arriva se ne va. Miracoloso il massaggino alle tempie con olio di menta o di lavanda. Oggi c'è un livello di frustrazione nell'aria che vorrete evitare. State lontano dalle tentazioni, come i dolci, tenendo la mente sulle responsabilità e gli obiettivi. Per lei, colpo di scena in famiglia, con una notizia che vi lascia senza parole. Tutto cambia all'improvviso, vi toccherà abituarvi all'idea. Per lui, guasto al tablet o allo smartphone, se con l'elettronica non avete le mani in pasta è inutile combinare altri guai, portatelo subito in riparazione. Colore delle emozioni, turchese. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.